Vice direttore, la crisi alimentare globale è un problema sempre più complesso, da che cosa si può ripartire, che strategia si può mettere in campo? Tre grandi sfide abbiamo da gestire: gli effetti dell'emergenza sanitaria del Covid, le crisi alimentate dalle guerre e il cambiamento climatico. Il combinato di queste tre grandi dimensioni del problema fanno della sicurezza alimentare un nodo fondamentale. È cruciale innanzitutto riuscire a costruire delle politiche di sostegno alle piccole e medie imprese agricole ovunque nel mondo, che sono l'ossatura fondamentale di riferimento di ogni sistema alimentare, e farlo innanzitutto affrontando il nodo del cambiamento climatico strutturale che stiamo vivendo. E dall'altra parte è fondamentale avere un mercato più giusto, cioè regole per mercati globali più equi, dove il piccolo non soccomba sempre al grande. È possibile quindi ripartire da questa passione per l'uomo, diciamo, che è il titolo del meeting? Decisivo farlo. Se non si parte da questo, difficilmente troveremo una via.